Buongiorno, ci troviamo in un parcheggio di periferia. Sono le 10 del mattino. Siamo qui per raccogliere la straordinaria testimonianza del signor Nunzio. Signor Nunzio, che cosa sta facendo qui seduto in macchina in un parcheggio? La chemioterapia. Appunto. Le sembra il posto giusto? È un parcheggio, è la macchina, sì. Signor Nunzio, non faccia lo spiritoso, che non ne ha motivo. Lei sta autosomministrandosi una terapia antitumorale sulla pubblica via. Eh? Lei sta autosomministrandosi una terapia antitumorale sulla pubblica via. Se ne rende conto? Sì. Signor Nunzio! Sì. Queste cose si fanno all'ospedale. Ma l'ospedale mi ha detto che la chemioterapia la posso benissimo fare anche a casa. E allora perché non ascolta il consiglio e non va a casa a farsi la chemio? Perché io una casa non ce l'ho più. Sbattuto fuori dalla moglie? No, sbattuto fuori dalla banca. Signor Nunzio, si spieghi meglio. La gente vuole sapere. C'è pochissimo da spiegare. Una volta che mi è fallita la tipografia, io non avevo più soldi per pagare il mutuo e la banca mi ha chiuso il credito. Ah, la sua ditta è fallita. E non si vergogna di essere un fallito? Sì. E quindi? E quindi mi sono ammalato. E naturalmente le spese per le sue cure sono tutte a carico dello Stato. Comodo ammalarsi così. Per la verità il farmaco che devo prendere l'hanno appena tolto dalla lista di quelli passati dalla ASL, per cui devo pagare un ticket di 60 euro al giorno, che fanno 120.000 lire al giorno. Signor Nunzio, fa ancora i calcoli in lire. Non è che mi è un nostalgico della lira e vuole uscire dall'euro? No, io in questo momento voglio uscire solo dal tumore. Signor Nunzio, dica la verità, lei l'Europa è costata un bel po'. Confessi, lei è uno di quelli che vuole uscire dall'Europa? No. Signor Nunzio, insiste, lei vuole uscire dall'Europa? No, io voglio cambiare l'Europa. Io voglio un'altra Europa. Prima le persone, l'altra Europa, con Tsipras. Adesso ha capito bene? Sì. E allora ripeta cosa vuole l'altra Europa con Tsipras e sia sintetico. L'altra Europa con Tsipras vuole un'Europa al servizio dei bisogni umani invece di un'Europa piena di disoccupati e di poveri, che distribuisce guadagni ai ricchi e che serve solo le necessità dei banchieri.